Oggi vi parlo di una nostra specializzazione, che è la chirurgia robotica. In cosa consiste? È una chirurgia mini-invasiva, quindi come la laparoscopia, però con l'aiuto del robot. E il robot permette di operare con degli strumenti interni al corpo del paziente, manovrati dall'esterno, ma sempre sotto il controllo del chirurgo, del professionista. Con robot siamo riusciti dal 2016 ad oggi a fare circa 100 interventi chirurgici sul pancreas, sui tumori del pancreas, e le due possibilità più importanti sono la rimozione del tumore nel corpo coda del pancreas, e direi che questo oggi è quasi diventato un gold standard. Noi riusciamo ad operare circa il 70% dei tumori situati nel corpo coda del pancreas con la splenopancreasectomia, cioè la rimozione del corpo coda pancreas più milza, o la rimozione del solo pancreas distale del corpo coda con il risparmio della milza e dei vasi splenici. Sono interventi delicati in cui c'è bisogno di molta attenzione e destrezza, e il robot aiuta il chirurgo a fare questi interventi con maggior sicurezza per il paziente. Ma da circa 2 anni abbiamo affrontato e operiamo il tumore della testa del pancreas, quindi effettuiamo in questo ospedale la duodenocefalopancreasectomia robotica, la rimozione cioè dei tumori alla testa del pancreas in blocco con il duodeno, la via biliare e la colecisti, fase demolitiva complessa a cui segue un'altrettanto complessa fase ricostruttiva in cui uniamo il pancreas con l'intestino, con la via biliare, e per ripristinare il tratto digestivo lo duodeno con l'intestino tenue. Questo intervento viene così fatto con piccole incisioni. Dà un grosso vantaggio al paziente sia dal punto di vista estetico sia e soprattutto dal punto di vista funzionale. Pazienti giovani che devono riprendere un'attività lavorativa, una vita attiva piena, che vogliono fare attività sportiva, traggono un grosso beneficio da questo approccio, perché appunto non hanno più un taglio importante in centro all'addome, ma hanno queste incisioni che sono più piccole di 1 centimetro. Oggi direi che noi possiamo offrire questo tipo di approccio a un 10-20% di pazienti affetti da tumori della testa del pancreas.